Bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Avinews. Apriamo la puntata con l'evento organizzato dalla Comunanza Agraria di Castelluccio di Norcia per la firma del verbale di consegna dei lavori del primo applicativo con cui si dà inizio alla fase operativa della ricostruzione integrata pubblico-privata che porterà alla rinascita del borgo interamente distrutto dal sisma del 2016. Per noi, Carla Damo. Con la consegna dei lavori del primo applicativo ha preso il via a Castelluccio di Norcia la fase operativa della ricostruzione integrata pubblico-privata che porterà alla rinascita del borgo interamente distrutto dal sisma del 2016. A firmare il verbale di consegna durante un evento organizzato dalla Comunanza Agraria di Castelluccio alla presenza delle autorità è stata l'Associazione Temporanea di Imprese che si è aggiudicata l'appalto. Per me è un orgoglio poter venire oggi qui a Castelluccio e dire partono i lavori, veramente 23 milioni di intervento come primo applicativo, alla fine saranno 68 milioni di intervento e Castelluccio sarà di nuovo una chicca che ci invidierà tutto il mondo. Questo cantiere farà scuola, farà il giro del mondo e sarà una tipologia di ricostruzione che verrà studiata a livello mondiale e ripetuta, perché già sono molti paesi che sono interessati a fare ricostruzioni integrate come quella che stiamo facendo. Il progetto che interessa la ricostruzione del centro storico di Castelluccio è volto a ripristinare la forma urbis dell'abitato e prevede la realizzazione di una grande piastra di 6.500 metri quadrati che poggerà su circa 300 isolatori sismici, al di sopra dei quali ricostruire gli immobili privati e gli spazi pubblici. È un progetto innovativo, è un progetto attraverso il quale abbiamo sperimentato quelle sinergie necessarie tra pubblico e privato per poter ricostruire integralmente un borgo completamente distrutto. Il primo applicativo della ricostruzione del borgo di Castelluccio riguarderà un intervento anch'esso abbastanza complesso che vedrà la realizzazione di dei terrazzamenti, quindi delle opere di sostegno al di fuori della zona che accoglierà invece la piastra antisismica, riguarderà appunto la realizzazione di queste opere di sostegno, dei sottoservizi e delle strade principali e secondarie che poi dovranno raccordarsi ovviamente ed integrarsi con il progetto della piastra antisismica. L'Associazione Temporanea di Imprese, vincitrice dell'appalto per la realizzazione di questo importante progetto, è costituita dalla romana Edilmoter e dalle aquilane Dava SRL e Taddei SPA. Noi raccogliamo questo testimone, raccogliamo questa sfida e sicuramente metteremo del nostro, perché comunque siamo è un settore che conosciamo molto bene, perché noi, il nostro gruppo, ha realizzato già l'edificio sui isolatori più grande d'Europa, un quartiere intero all'Aquila. Ha realizzato il progetto Casa di Berlusconi all'epoca, in tempi record, quindi siamo aquilani, abbiamo la sensibilità di cos'è un terremoto e tutta quella sensibilità la porteremo qui insieme al nostro know-how per far sì che la fiducia che ci è stata data venga ripagata. Andiamo a Castiglione del Lago per la seconda edizione della rassegna cinematografica Il Trasimeno incontra il cinema emergente, in scena al nuovo cinema Caporali e organizzata dall'Associazione Castiglione del Cinema. Tanti i volti noti del grande schermo, come ci racconta Nicola Torrini. Non sono mancati protagonisti di rilievo, volti noti del piccolo e grande schermo, alla seconda edizione del Trasimeno incontra il cinema emergente, la rassegna cinematografica andata in scena al nuovo cinema Caporali di Castiglione del Lago, organizzata dall'Associazione Castiglione del Cinema. Tra gli artisti a salire sul palco e incontrare il pubblico anche Greta Scarano, già attrice in tanti film, tra cui Suburra e numerose serie TV di successo. Un'occasione per l'attrice romana per raccontare il passaggio da davanti a dietro le telecamere e il debutto alla regia con il primo cortometraggio, Feliz Navidad. In realtà io ho sempre sognato di fare la regista, poi a 20 anni per una serie di motivi comunque ho iniziato a fare l'attrice di professione, non ho mai smesso, sono passati tanti anni, però sentivo proprio l'esigenza di prendermi questo spazio che desideravo da bambina in realtà.
e quindi appunto me lo sono conquistato, l'ho preso, ho fatto questo cortometraggio, ho reclutato tutta una serie di persone che conoscevo, che, a cui voglio bene e che stimo, che mi hanno aiutato a fare questa mia prima esperienza, che poi mi ha portato a dirigere un primo lungometraggio che in questo momento è in fase di post produzione e montaggio, così. Altro appuntamento clou, la proiezione del film The Cage nella gabbia, primo lungometraggio di finzione del regista Massimiliano Zanin. Un'appassionante pellicola sportiva incentrata sul tema della liberazione della donna attraverso lo sport. Protagonista la giovanissima attrice in rapida ascesa Aurora Giovinazzo, già nel cast del film di Gabriele Mainetti Freaks Out. Il film parla di Giulia, una ragazza, una promettente delle arti marziali miste, di MMA, che purtroppo a causa di un brutto incidente avvenuto appunto sul ring, nell'ottagono dell'MMA, è costretta a ritirarsi per un periodo. Affrontando questo trauma, lei capisce che comunque col tempo quello che vuole fare, il suo desiderio è quello di rientrare nella gabbia e lottare. Nella sua vita quotidiana, nella sua ipotetica libertà, lei si sente in gabbia. E quando è all'interno dell'ottagono, nella gabbia, si sente libera, veramente libera di poter esprimere se stessa. Secondo me è importante portare il cinema anche in posti un pochino al di fuori, diciamo così, dei centri più grandi. C'è una, diciamo, anche un'emozione diversa. Cioè, secondo me c'è un pubblico forse più attento, più interessato, e questa cosa per noi che facciamo questo lavoro è molto molto bella, insomma, da vivere. Ad assistere alla proiezione anche l'ospite d'onore della manifestazione, Giulio Base, attore, regista e produttore cinematografico, quest'anno direttore del Torino Film Festival, il quale ha avuto parole di elogio per l'evento e per l'investimento sul nuovo cinema Caporali, da poco ristrutturato. Un gran bel esempio, perché poi il cinema, ricordiamolo, è presidio culturale, perché può essere appunto sala conferenze, lettura di libri, eventualmente una presentazione, una pièce teatrale, un reading teatrale, soprattutto il cinema, dove in tantissime realtà come questa, o più piccole, addirittura più grandi, che quella è più grave, non c'è nessun tipo di presidio culturale. Quindi benvengano sale come questa, anzi che si moltiplichino, perché poi il cinema è, a mio giudizio, forse sono un po' parziale perché, diciamo, lo faccio, lo amo, è la vera cultura del futuro. E adesso a Città di Castello, dove si è chiusa con successo la 11ª edizione di Only Wine, salone nazionale dedicato a giovani produttori di vino e le piccole cantine. Vediamo com'è andata. Una manifestazione che cresce ogni anno di più, 11ª edizione, siamo arrivati ad ospitare 151 cantine provenienti da tutta Italia. Sono tutti giovani produttori under 40, vengono selezionati dall'Associazione Italiana Sommelier. Quest'anno abbiamo aperto a delle cantine europee con la sezione Vini di Confine, il prossimo anno ospiteremo altre nazioni per creare un vero e proprio Erasmus dei giovani produttori di vino qua a Città di Castello. A giudicare dalle presenze, oltre 4.000 da tutta Italia, ma anche stranieri che si sono accodati ai viaggiatori che hanno scelto il ponte del 25 aprile per visitare l'Umbria, Only Wine è stato davvero un successo senza confini, dove a essere esaltato è stato il vino attraverso i giovani produttori e le piccole cantine, che sono l'ossatura del sistema produttivo vitivinicolo italiano. Il tessuto interno dei noi vignaioli è composto da cantine medio-piccole che non arrivano a 10-12 ettari, quindi la media delle cantine ha bisogno di queste manifestazioni per far conoscere i propri vini sia a quelli del territorio ma anche agli operatori del settore di fuori del territorio. Ci sono sempre degli scambi tecnici e culturali per avere delle informazioni maggiori, chi è più bravo a fare appunto champagne, chi è più bravo a fare vini rossi fermi e così via, da rosati della Puglia, eccetera. Nel giardino rinascimentale di Palazzo Vitelli, riflettori accesi dunque sulle produzioni di qualità e sul buon bere, con alcune chicche come i vini prodotti da vitigni che crescono sulla sabbia. Non te lo aspetti che un vitigno cresca sulla sabbia, però questa è la sua peculiarità, perché ha fatto sì che sopravvivesse agli attacchi della fillossera nel 1850, quindi un vitigno che non è mai stato innestato. È un unicum al mondo, c'è chi dice che sono dei veri e propri monumenti naturali, perché stiamo parlando di un vitigno che ha un'età media
di 80 anni, quindi un vitigno centenario. Vino, ma anche eccellenze agroalimentari del territorio a Holy Wine, che ben si sposano con il nettare degli dei. È importante questo connubio con aziende vinicole del territorio umbro e non solo, per raccontare un po' quelli che sono i nuovi marchi, i nuovi brand emergenti che vogliono raccontare un percorso distintivo e unico, un po' come sta facendo Molini Fagioli. Dal vino alla porchetta, con un altro evento che negli anni è cresciuto conquistandosi un palcoscenico nazionale. Parliamo di Porchettiamo, in scena nel borgo di San Terenziano a Gualdo Cattaneo, dove si tiene la 14ª edizione dal 17 al 19 maggio. Se l'Umbria è il cuore verde d'Italia, il borgo di San Terenziano, frazione di Gualdo Cattaneo, è il cuore rosa dell'Umbria grazie a Porchettiamo, il festival delle porchette d'Italia che ha saputo conquistarsi un posto d'onore tra gli eventi gastronomici dello street food italiano. La 14ª edizione celebra ancora una volta la regina del cibo di strada, di piazza e di mercato, tra conferme e novità. Il format rimane lo stesso, quindi la selezione delle migliori porchette d'Italia con lo street food, 15 birrifici artigianali italiani e stranieri selezionati da Fermento Birra, l'enoteca del Sagrantino, le passeggiate a piedi, in bicicletta, e tra le novità sono sicuramente quelle degli espositori, della ricerca che facciamo costantemente per trovare un po' delle chicche provenienti da tutta Italia. Quest'anno abbiamo un espositore che viene da Trieste con una porchetta di gallo da galli ruspanti, quindi è una novità assoluta. Lui è uno chef che ha viaggiato in tutto il mondo e poi anche lui, come tanti, si è innamorato della porchetta, di questa tecnica di lavorazione. Ma la porchetta è lo street food per eccellenza più antico e rappresentativo dell'Italia, in particolar modo appunto dell'Umbria, diciamo. Quindi non abbiamo niente ad invidiare alla nostra vicina Ariccia, e quindi penso che insomma sia arrivato il momento di dare un marchio, una certificazione di qualità alla porchetta umbra. Anche Gemellaggi a Porchettiamo, quello locale ormai consolidato con il cicotto di Grutti, e internazionali con Messico e Giappone. Quando abbiamo ideato Porchettiamo era, diciamo, difficile incontrare altri festival di questo tipo o mettere al centro appunto il cibo più intimo e popolare. Oggi è molto più diffuso e non va però perso di vista il suo valore, la sua autenticità, il suo legame con i paesi, con i borghi, con la cultura, con le genti. E credo che la forza di Porchettiamo sia questa, che non c'è solo il cibo popolare, il cibo di strada, di piazza e di mercato, ma c'è con la rappresentazione dei mestieri, con la rappresentazione dei paesi, delle genti che la portano avanti da centinaia di anni. Porchettiamo, dal 17 al 19 maggio a San Terenziano di Gualdo Cattaneo, il Festival delle Porchette d'Italia. I migliori produttori di porchetta si danno appuntamento in Umbria per una 3 giorni dedicata alla regina del cibo di strada, in abbinamento a birre artigianali selezionate e ai vini della strada del Sagrantino. Un percorso gastronomico tra porchetta e street food, collaboratori, degustazioni, musica, passeggiate e giochi. Porchettiamo vi aspetta a San Terenziano dal 17 al 19 maggio. Nuova Volkswagen Tiguan. Vieni a scoprire la terza generazione del SUV di segmento C tra i più venduti in Italia agli autocentri Giustozzi di Perugia, Foligno e Terni. La nuova Tiguan è un concentrato di design con i rinnovati interni ed esterni. Sostenibilità, grazie all'introduzione di una gamma di motori ibridi, e tecnologia, grazie al nuovo infotainment intelligente e display fino a 15 pollici. Nuova Volkswagen Tiguan, per tutti i viaggi della vita. Riscaldamento, condizionamento, trattamento acqua e wellness.
Forte di un'esperienza pluriventennale, l'azienda Manutec di Ponte Valle Ceppi di Perugia è specializzata nell'installazione, assistenza tecnica e riparazione di caldaie e condizionatori. Parole d'ordine: professionalità, competenza, disponibilità e rapidità. Manutec è a Ponte Valle Ceppi di Perugia in via dei Mestieri 9. Central Car, da 40 anni la tua concessionaria Jeep in Umbria. Affidabilità, forza, personalità e stile. A Perugia, Foligno, Terni. Ieri, oggi, domani, il sogno Jeep continua. Gusto, energia, qualità. Protein è la nuova bevanda da latte scremato 100% italiano, altamente proteica, con zero grassi e ad alto contenuto di calcio. Protein è adatta a tutti, ideale per la prima colazione o dopo gli allenamenti per reintegrare il fabbisogno proteico. Protein, il gusto del latte, l'energia delle proteine. Dall'amore per la terra e la passione per i suoi frutti nasce il frantoio Berti. Da 4 generazioni l'azienda agricola Berti produce olio extravergine d'oliva attraverso il proprio frantoio del XIX secolo interamente ristrutturato, potendo contare su una superficie complessiva di 30 ettari di terreno tra olivi secolari e nuovi impianti fra le verdi colline che circondano Perugia. L'olio del frantoio Berti è provvisto di certificazioni che ne attestano la sua qualità, sicurezza e trasparenza, facendone una vera e propria eccellenza agroalimentare, frutto del giusto equilibrio tra sapienza antica, innovazione tecnologica e legame con il territorio di origine. Lo si può acquistare recandosi direttamente in loco o comodamente da casa, attraverso lo shop online che commercializza anche ottimi vini. L'azienda agricola Berti organizza degustazioni ed è anche fattoria didattica. L'intento è quello di trasmettere alle giovani generazioni la cultura e la passione di un'attività tipicamente legata al territorio umbro, qual è l'olivicoltura. Per ulteriori informazioni e contatti si può visitare il sito www.frantoioberti.it. Rimaniamo nei dintorni di Waldo Cattaneo con l'iniziativa Cavalli e Castelli, che ha permesso di godere delle bellezze del territorio attraverso passeggiate a cavallo tra sentieri e fortezze. C'era per noi Nicola Torrini. Oltre 50 cavalieri amazzoni con altrettanti cavalli al seguito sono giunti a Waldo Cattaneo, anche da fuori regione, accompagnati da familiari e amici per prendere parte all'evento Cavalli e Castelli, organizzato dal Comune insieme alla FITETREC, Federazione Italiana Turismo Equestre Trek, e al maneggio SD CIST. Una due giorni che ha avuto il suo fulcro e punto di partenza proprio nel centro di equitazione di San Terenziano. L'iniziativa, incentrata sul turismo slow e che aveva tra gli obiettivi anche quello di promuovere il territorio e animarne l'economia, è stata caratterizzata da escursioni, visite ai borghi fortificati e degustazioni di prodotti tipici. Il nostro è un piccolo centro che fa turismo equestre prevalentemente e puntiamo a far rivalutare questo territorio visto da una prospettiva diversa, che è quella del cavallo e non dei mezzi a motore, diciamo, il mezzo più ecologico, visto che oggi si parla tanto di sostenibilità. Noi cerchiamo di far visitare queste splendide terre a cavallo con questo animale che, oltre ad essere un mezzo ecologico, ci permette anche di gustare meglio i panorami, visto le andature molto più comode e lente, diciamo. È andata benissimo, perché oggi abbiamo 59 cavalli, ieri ce ne avevamo 35, e quindi insomma il territorio si presta particolarmente. Poi abbiamo aperto questa bellissima collaborazione con il sindaco, i percorsi sono fantastici, veramente fantastici, diciamo sui nostri viaggi un taglio culturale, enogastronomico, insomma, per rilevare, cioè una rilevanza per valorizzare il più possibile il territorio dove passiamo.
Gli escursionisti a cavallo, infatti, durante le loro passeggiate naturalistiche hanno attraversato campi fioriti, ruscelli e paesi sotto gli sguardi curiosi degli abitanti, fatto sosta nei vari borghi del comprensorio e negli agriturismi come l'azienda agricola Musivum dei fratelli Marconi, dove hanno anche avuto la possibilità di assaggiare le tipicità enogastronomiche locali. Il turismo slow ha avuto un'importante crescita negli ultimi anni e quindi a mio avviso è una risorsa per le aree rurali e chi opera in questo territorio. È importante appunto che sulla base di questa crescita le aziende private, quindi in particolar modo che operano nel settore agricolo e nell'agroalimentare del nostro territorio, quindi di Gualdo Cattaneo, possano poter cooperare insieme ad associazioni che promuovono queste iniziative e quindi anche alla pubblica amministrazione. Bellissimo, percorsi straordinari, mangiare, bere, fantastico, veramente, niente da dire, top. Montefalco, capitale dell'equitazione, con al Shira l'Elame Sagrantino Show Jumping 2024, alla nona edizione. Oltre 800 i binomi provenienti da più di 30 nazioni nel concorso internazionale di salto ostacoli, organizzato dal centro equestre l'Elame Horses Sporting Club. Ce ne parla Nicola Torrini. Montefalco è tornata a essere la capitale dell'equitazione con la Shira l'Elame Sagrantino Show Jumping 2024, il concorso internazionale di salto ostacoli arrivato alla sua nona edizione, organizzato dal centro equestre l'Elame Horse Sporting Club sotto la direzione della famiglia Zampolini. 8 giornate di gare, 2 settimane consecutive di CSI 4 stelle in cui si sfidano cavalieri e amazzoni di altissimo livello, per un totale di oltre 800 binomi provenienti da più di 30 nazioni. Questa è una delle manifestazioni più grandi, cioè più quotate che ci sono in Umbria, che porta per due fine settimana i grandi nomi dell'equitazione qui a Montefalco. Ed è un vanto per la nostra regione, oltre che per la regione, ma anche per tutti coloro che hanno attività ricettive qui intorno, perché incominciano a girare sulle 1500 persone, che non sono poche, per un bacino come Foligno. Sicuramente per noi italiani è un onore ogni anno poter far parte di questo fantastico show, specialmente perché è organizzato in un contesto di altissimo livello ed è di preparazione a Roma, Piazza di Siena. Che dire, grazie alla famiglia Zampolini che ogni anno ci mette a disposizione due concorsi di grandissimo livello. Un evento che ha una grande rilevanza internazionale, siamo un concorso ippico più importante in Europa in svolgimento attualmente e con grandissimo orgoglio possiamo dire insomma, di avere qui con noi un parterre di cavalieri provenienti da tantissime nazioni del mondo che riconfermano la loro presenza ogni anno e quest'anno in maniera particolare con la vicinanza delle Olimpiadi che si svolgeranno a Parigi tra pochi giorni praticamente. Le gare sono estremamente performanti, sono stati costruiti dei percorsi dal direttore che poi a Parigi andrà a montare le Olimpiadi, quindi abbiamo qui la possibilità per numerose squadre come quella degli Emirati Arabi o dell'Australia di potersi confrontare appunto poi con lo stesso operatore che a Parigi costruirà la gara che determinerà chi è il campione olimpico. This is a fantastic show. Always is a pleasure to be here. Questo è uno show fantastico. È sempre un piacere essere qui. Ma questo è anche uno show differente dagli altri perché è super familiare. L'ambiente giusto per i cavalli. To the riders, to the people to work. Tutti sono molto gentili con i cavalieri, con le persone che ci lavorano. È un po' diverso da normali spettacoli. Qui tutti pensano ai cavalli ed è un vero piacere essere qui. Everyone is thinking about the horses and it's always a pleasure to be here.
La Molini Popolari Riuniti ha presentato un nuovo ambizioso progetto che traccia la strada per il futuro della cooperativa in ottica di sostenibilità e genuinità. Una filiera cerealicola protetta al residuo zero, dal chicco di cereale alla farina fino al pane. Carla Damo. Molini Popolari Riuniti ha lanciato la sua nuova filiera protetta MPR a residuo zero 100% Umbra, che porterà, una volta entrata a regime, a prodotti derivati da agricoltura sostenibile, dal chicco di cereale alla farina fino al pane. Lo ha fatto durante il convegno Agricoltura Residuo Zero Realtà di Valore, che si è tenuto nella sua sede a Umbertide e ha visto la presenza di qualificati relatori. Cerchiamo di mettere insieme tutta una serie di interpreti per approfondire alcune tematiche che riteniamo siano molto importanti oggigiorno, e lo sono sicuramente per la nostra cooperativa. La filiera a residuo zero è l'ultimo, diciamo così, risultato della ricerca e sviluppo della Molini Popolari Riuniti, in quanto è frutto della nostra esperienza maturata su campo, propriamente possiamo dire così, attraverso la quale c'è un miglioramento dei nostri protocolli agronomici. Questo ci consente di andare a produrre, a coltivare del grano sostenibile, 100% sostenibile certificato, e da questo otteniamo farina certificata residuo zero. La filiera cerealicola umbra ha un valore molto elevato, molto importante, non soltanto per la nostra cooperativa. Intanto diciamo che come volumi produttivi la nostra cooperativa rappresenta un centro molto importante, e soprattutto lo è perché riusciamo a lavorare il cereale prodotto in Umbria. Con il residuo zero arriveremo ad una certificazione anche 100% Umbria. Questo è molto importante, soprattutto ad un mercato che guarda sempre più alla territorialità e al chilometro zero. Un tassello molto importante per MPR, che consente di guardare con fiducia alle sfide imposte dal mercato in termini di sostenibilità e alla possibilità di portare sulle tavole dei consumatori cibo sano e genuino. Io credo che i prodotti agricoli a residuo zero abbiano una prospettiva interessante, una prospettiva di mercato che si aprirà nei prossimi anni. Credo che il grosso vantaggio di Molini Popolari Riuniti sia quello di avere il completo controllo della filiera. Essendo una cooperativa, è l'ambito naturale all'interno del quale si possono sviluppare filiere ad alto valore come questa delle farine e non solo dei trasformati a residuo zero. La comunicazione di questo progetto straordinario di MPR al consumatore finale è una sfida fondamentale. Le regole per una corretta comunicazione sono sostanzialmente definite dalla normativa, dal legislatore, e il riferimento numero uno è per l'appunto il codice al consumo. È possibile fare comunque una comunicazione in grado di trasmettere al cittadino i valori di questa filiera, che sono sicuramente basati sulla tecnica, quindi su questo metodo certificato residuo zero, ma che non possono prescindere da altri contenuti, che sono quelli caratteristici di questa azienda, cioè la capacità di unire in una filiera i valori della terra insieme ai valori dei cittadini. Per la rubrica Focus Aziende andiamo a scoprire la Bartocini Premiazioni, divisione della Bartocini Gioiellerie con sede a Perugia, e la sua specializzazione in premi per gare e concorsi equestri. Vediamo il servizio. Coppe, trofei, medaglie e coccarde. Non semplici premi, ma vere e proprie creazioni firmate Bartocini, realizzate con la stessa cura e attenzione al dettaglio di un gioiello. Alcuni di questi premi addirittura lo contengono, rendendoli ancora più preziosi, come nel caso del trofeo realizzato per il Gran Premio dell'Emilia-Romagna del 2020, che contiene un diamante. Un premio, come tanti altri, realizzato dalla Bartocini Premiazioni, nata nel 1964 a Perugia parallelamente all'attività della gioielleria e cresciuta negli anni fino a raggiungere la vetta e attestarsi come azienda top level del settore, progettando, disegnando e realizzando prodotti di grande prestigio e valore.
La tipologia dei prodotti che vendiamo è vastissima, proprio perché lavoriamo molto sul personalizzato. Però comunque abbiamo delle categorie standard con dei cataloghi in coppe classiche, con medaglie, con trofei, eccetera, eccetera. Ci occupiamo fondamentalmente di due sport, il motorsport in generale, quindi a partire dalle gare locali di auto e moto fino ad arrivare ai clienti internazionali tipo la Formula 1, MotoGP, World Superbike, Europe Le Mans Series, SRO, GT World Challenge. È un lavoro affascinante dal punto di vista che andiamo a creare cose nuove sempre, costantemente, anche per lo stesso cliente, anche durante la stessa stagione sportiva. E l'altro mondo è l'equitazione, che è un mondo pazzesco, veramente bellissimo. E poi serviamo chiaramente anche tutte le persone che, conoscendo la serietà dell'azienda Bartoccini come gioielleria, ritengono opportuno fornirsi da noi anche per eventi locali, a partire dalle feste paesane a qualsiasi tipo di competizione sportiva regionale, locale possa esserci, perché comunque abbiamo ogni tipologia di prodotto per accontentare qualsiasi tipologia di clientela. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Da Avinews è tutto, un buon proseguimento.